Siamo stati ricevuti stamattina una piccola delegazione dei manifestanti del gruppo La Voce dei Disabili allo scopo di portare a conoscenza del nostro rappresentante qui sul territorio del governo nazionale la problematica relativa alla corresponsione dell'assegno di cura con periodicità mensile e senza soluzione di continuità. La dottoressa Borbone, facente funzioni del prefetto, dottoressa Cucinotta, ha, come dire, ha manifestato grande disponibilità all'ascolto e anche di empatia verso chi vive la problematica della disabilità e ha promesso che interesserà chi di competenza alla regione, in particolare gli assessorati alla famiglia e alla sanità, allo scopo di avere delle risposte circa la copertura finanziaria per l'assegno di cura e anche per la predisposizione dei piani individualizzati di vita per le persone con disabilità grave e gravissima. Per le persone con disabilità grave ricordiamo proprio non c'è niente se non un'assistenza per un numero ristretto di persone e invece noi chiediamo di più, soprattutto per le attività extrascolastiche, per il periodo estivo e anche per la presa in carico che duri tutta la durata del ciclo vitale e anche l'avviamento al lavoro, che è una legge che è disattesa dal 99, la legge 68 appunto del 99. Allora, noi siamo un gruppo di Caltanissetta, la voce dei disabili. Stiamo comunque lavorando per ottenere dei diritti, ma più che altro per questi ragazzi che sono comunque emarginati da tutto. E quello che noi stiamo praticamente facendo è dare comunque sostegno a questa categoria dimenticata da tutti. E più che altro sono comunque ragazzi che hanno bisogno di essere seguiti, di non essere abbandonati, perché è comunque una categoria che è stata abbandonata e trascurata da tutti. Questi ragazzi ci sono comunque famiglie che da gennaio non prendono soldi, in quanto l'assegno di cura è stato praticamente bloccato e non prendono, cioè non prendono più soldi, quindi sono famiglie che vivono di questo, cioè ci sono persone allettate, persone Dipendenti. che pagano i badanti, però che comunque non se lo possono permettere. E quindi sono praticamente 5 mesi che non prendono soldi, e questa è una cosa gravissima. Quindi quello che noi facciamo è stare vicino a queste famiglie e a questi ragazzi perché ne hanno veramente bisogno. E una cosa che voglio soprattutto dire è sensibilizzare tutti a questa problematica, perché la disabilità non è un problema della singola famiglia o persona, è un problema che riguarda tutta quanta la collettività. Quindi dobbiamo essere tutti uniti a sostegno di queste famiglie e di questi ragazzi.